terza ed ultima domenica di sfilate in Viale Gramsci a Fano per l'edizione 2018 del Carnevale più antico d'Italia. Chiusura baciata dal bel tempo, uno splendido sole invernale ha fatto incassare una chiusura con il pienone alla manifestazione. Ma mentre a Fano in piazza risuonavano le note carioche, nella stazione di Pesaro risuonavano altre note, quelle ben più blasonate del baritono Alaimo, che ha cantato due note arie rossiniane dal Barbiere di Siviglia, con cui è stata accolta la sbuffante locomotiva a vapore del 1907, con 5 carrozze d'epoca al seguito, proveniente da Ravenna con 400 passeggeri a bordo, destinazione Fano, per un romantico e nostalgico viaggio nel tempo. Oltre ai 400 viaggiatori del tempo, fin dalle primissime ore del pomeriggio, Viale Gramsci ed il Pincio hanno cominciato ad affollarsi in attesa dell'inizio della sfilata. Chiudiamo in bellezza con una giornata baciata dal sole, tantissima gente da questa mattina, bellissime emozioni anche con il treno storico, ma poi oggi veramente tantissima gente, quindi grande soddisfazione, dimostrazione che il Carnevale di Fano è un grande carnevale e molto partecipato. Alle 15, per l'ultima volta, il colpo di cannone dal bastione del Nuti ha fatto mettere in moto i giganti di cartapesta e tutto il corteo del corso mascherato, infarcito questa domenica anche dalle esibizioni internazionali dei gruppi folcloristici, delle musiche caraibiche ed affollato anche da tanti personaggi, alcuni noti, altri meno, e anche assidui frequentatori di questa manifestazione. Ho portato un po' di sole, un po' di vento, un po' di fresco, però va bene così. Sono andate via tutte le nuvole che ci hanno interessato ieri, quindi va bene. Vediamo che anche qui ci sono davvero tantissime casse piene piene di quintali di dolciumi e pronto a lanciare questo cioccolato. Sono pronto e come sempre arriverò a casa che mi farà male il braccio. Buon carnevale! Grazie anche a voi! Per questa ultima domenica si deve registrare, contrariamente alle due precedenti, un maggior numero di persone mascherate sul percorso, oltre che al colpo di colore dei palchi, che si danno sempre molto da fare, anche in virtù dell'ambito premio in palio per il più bel palco mascherato. Buonasera! Buonasera! Di dove siete innanzitutto? Di Fano! Ecco, quindi parlate fanese, non inglese. Fanese, fanese! Sappiamo che voi avete una tribuna oggi, però in realtà vi hanno invitato a sfilare, perché avete vinto un premio. Sì, è il veglione di carnevale alla Cascina delle Rose ieri sera. Una grande soddisfazione, ancor più oggi che potete sfilare insieme ai carri legori. Sì, certo, soprattutto perché è un'idea nata così. Da cosa ci vestiamo? Io volevo fare la regina, ho detto io farò la regina e dopo ho avuto tutto il seguito delle guardie. Ci saluta nel suo modo originale, eccola qua, viva la regina!